provarci è doveroso. Il Cristian Barletta ha deciso di giocare la partita a carte scoperte. Non ha intenzione di accontentarsi di un piazzamento playoff nel campionato di Serie B, che se fosse raggiunto sarebbe comunque un traguardo estremamente prestigioso. Ha voglia di puntare addirittura a qualcosa in più, la promozione diretta in A2. La conferma arriva dal timoniere dei biancorossi Roberto Chiereghin e dal neoacquisto l'italo-brasiliano Augusto Reis van der Ley, già decisivo sabato scorso nel match vinto al Palo di Sfida Mario Borgia contro il Campobasso. Abbiamo il dovere di provarci, all'inizio eravamo una sorpresa, adesso siamo una realtà e dobbiamo diventare, essere consapevoli di questo. Solo così si rafforza l'autostima, la voglia di non mollare mai. L'obiettivo è questo, è vincere il campionato e da Facilia Biscelli. Siamo a meno 4, è vero, però abbiamo un scontro diretto e aspettiamo qualche passo forse anche di loro, però prima dobbiamo pensare a noi. Non è artefice del proprio destino il Cristian Barletta ed allora, per continuare la rincorsa alla vetta della classifica, non ha molte alternative a disposizione. Deve vincere sempre, anche domani pomeriggio, nella difficile trasferta di Conversano, una squadra in salute quella barese, che però era e resta un avversario alla portata dei biancorossi. Tra le formazioni più in forma del momento c'è sicuramente il futsal Barletta, capace sabato scorso a Giovinazzo di rimontare due gol di svantaggio a pochi minuti dal termine e di vincere la partita a 30 secondi dal gong. Il quinto posto, l'ultimo utile per accedere ai playoff, è al momento di proprietà dei biancorossi di Leo Ferrazzano, chiamati domani pomeriggio a rispedire al mittente il tentativo di aggancio dell'Isernia, che in classifica ha 3 punti in meno del futsal, anche se deve ancora osservare il turno di riposo. Fischio d'inizio al Palo di Sfida Mario Borgia posticipato alle ore 17:30. Padroni di casa orfani dell'uruguaiano Federico Fedele per squalifica, ma con il morale a 1000 per i 10 punti collezionati nelle 4 partite giocate dopo il transito al giro di boa.